Oggi inauguro una tipologia di video un po' diversa dai miei soliti. Fatemi sapere se vi può piacere e sarà la prima puntata di una serie, altrimenti sarà un'unica volta in cui provo a fare un abbinamento tra libri e profumi. I profumi, soprattutto quelli di nicchia, sono una mia piccola passione recente di cui non vi ho mai parlato, però mi sembrava carino ed è venuto anche dal suggerimento di un'amica l'idea di abbinare un profumo a un libro seguendo delle associazioni mentali personali e che quindi sono le mie, ma potrebbero essere completamente diverse per ciascuno di voi, magari parlarvi anche di qualcos'altro che non sono espressamente i libri, ma comunque continuare a parlare di libri su questo canale che è nato con questa ispirazione. Il profumo di cui ho scelto di parlarvi in questa specifica puntata è l'ultimo che è entrato in questa casa ed è The Merchant of Venice Mystic Incense. Questa è la confezione perché mi fa piacere vedere anche, farvi vedere com'è elaborata la confezione perché essendo un lavoro di maestri profumieri italiani mi piace mostrare la cura che ci mettono anche nella confezione oltre che nella ricerca olfattiva. Come vedete questa scatola qui, da cui poi si spinge sopra o sotto e abbiamo questo cofanetto che si apre come se fosse un libro, vedete? E oltretutto, adesso aspettate, tolgo la boccetta per farvi vedere solo la scatola, essendo poi appunto fatto come un libro, all'interno ha la cartina per ricordare come i mercanti veneziani andassero in giro per il Mediterraneo e non soltanto alla ricerca di spezie, profumi e di merci pregiate. Poi qui c'è l'alloggiamento del profumo in tessuto e una descrizione della fragranza, del marchio, eccetera. La boccetta è quella tipica di The Merchant of Venice, quindi con questa sorta di cappellino e la loro etichetta di metallo che pende. Poi con questo vetro di Murano, la boccetta, come vedete, scusate, con questa colorazione qui tra il verde e il marrone molto particolare e che è tipica sempre di questo marchio. Venendo al contenuto di Mystic Incense, io devo dire che non lo trovo particolarmente mistico, ma l'incenso si sente tantissimo. Se guardate le note sul profumo che trovate su Fragrantica, di cui vi lascio giù il link nell'info box, noterete che la prima nota che si sente l'incenso è subito dopo quella del caramello e sono così avvinte l'una all'altra da praticamente dare l'idea di un profumo che è incenso caramellato, che magari adesso raccontato così dà un effetto assolutamente sgradevole. Invece no, è proprio come se l'incenso si trasformasse in qualcosa di coccoloso, di morbido, di accogliente e che nella mia mente mi ha fatto pensare a un incenso non di una cattedrale buia e magari con i tetti altissimi e le colonne alte, come potrebbe essere una cattedrale francese gotica, ma soprattutto più che altro a una chiesetta di campagna, magari con un viale alberato. Un posto accogliente, piccolo, affrescato, dove ci si sente accolti e al proprio posto e dove la chiesa può diventare un rifugio. Io questo lo dico sentendo il profumo, non come persona religiosa, ma proprio con l'effetto che mi può fare. Per me questo è un profumo invernale che è molto coccoloso, poi si chiude con delle note di vaniglia talcate, quindi davvero una sensazione di rifugio, di tornare a casa, di sentirsi a posto. Questo ovviamente se le note vi piacciono, perché se siete delle persone da profumo agrumato, questo per voi sarà un profumo pesante e che non vi può piacere. Per ricreare con un libro la stessa sensazione di incenso ma accogliente di una chiesa dove ci si sente accolti e a casa, ho pescato un libro di cui non vi ho mai parlato perché fa parte della mia formazione letteraria, cioè quando ero ragazzina e poi adolescente, questo libro che è L'anno di Don Camillo è uno dei tanti della collezione dei libri di Don Camillo, di cui io ho anche il primo, ma è tutto sbrindellato, che cade a pezzi, quindi non ve l'ho tirato fuori. Ho preso questo come rappresentante del genere
Se conoscete un po', magari tramite i film, la storia di Don Camillo, saprete che è la storia di un prete di un paesino in Emilia che è sempre in lotta con il sindaco del paese, che invece è un comunista convinto e anche militante in quella maniera un po' stolida in cui è come se fosse un tifo da stadio, e cioè lui porta la gente verso la democrazia cristiana, stiamo parlando del prete, e invece il sindaco cerca di portarli verso la bandiera rossa, il comunismo, magari anche se ci vogliamo riflettere, avendo degli ideali in comune, degli ideali di protezione dei poveri, dei deboli e di uguaglianza di tutta la popolazione. Quindi, nonostante litighino in tutte le varie sezioni, qui vabbè, è una sorta di raccolta di racconti in cui l'anno, appunto, ci sono tutti i mesi dell'anno in cui ogni volta succede qualcosa di diverso. Quindi non può essere una partenza. Se volete leggere Don Camillo, prendete proprio il primo Don Camillo, perché qui dovete magari conoscere un po' i personaggi. Comunque, tornando a questo, abbiamo sempre delle scaramucce tra il prete e il sindaco su diverse situazioni. E poi però trovano sempre un accordo perché appunto il loro obiettivo è comune, e anche perché, e qui veniamo al personaggio che non è mai così immediatamente noto, ma che è parte integrante della narrazione, è il Cristo. Il Cristo è la statua di legno di Gesù sulla croce che sta appunto nella chiesetta del paese e che parla soltanto con Don Camillo, e quindi diciamo che è la sua coscienza, è quella che anche quando lui è molto più umano, molto più battagliero, molto magari anche poco cristiano nel senso di accoglienza del termine, il Cristo lo rimprovera, lo fa tornare sulla retta via, lo fa andare verso l'accoglienza, verso il trovare una soluzione, verso il gesto buono, e quindi è la sua coscienza, è la coscienza un po' di tutti noi, ed è il personaggio appunto più accogliente di tutti i romanzi. Non ci si pensa mai, ma effettivamente i protagonisti di questi romanzi sono sempre tre: Don Camillo, Peppone, che è appunto il sindaco, e il Cristo, che è la statua lignea appunto, che pende sopra l'altare della chiesetta. Io spero che questo video in cui metto insieme un profumo e un libro vi possa essere di ispirazione per magari andare a pescare dei libri a cui non avreste pensato, e magari se volete andare in giro ad annusare profumi, perché no? Raccontatemi voi anche che profumi vi piacciono e quali sono le note olfattive che preferite, e noi ci rivediamo lunedì invece per parlare di libri in una maniera più tradizionale. E nel frattempo, buone letture a tutti!